E bentornati ragazzi in questo nuovissimo video, sono sempre io Felix. Oggi andiamo a vedere come è possibile aumentare le visualizzazioni del nostro canale di YouTube, dei nostri video ragazzi. Quindi andare ad aumentare le visualizzazioni, andare ad aumentare le interazioni, quindi mi piace, non mi piace, commenti, andare ovviamente ad aumentare anche gli iscritti perché abbiamo più visibilità con i nostri video, tutto con un unico metodo ragazzi. E questo metodo ce lo dà proprio YouTube, quindi non serviranno dei programmi strani, dei siti strani dove andare ad acquistare iscritti, acquistare visualizzazioni. No, raga, questo qui è un metodo proprio puro, ok? Per aumentare le visualizzazioni su YouTube. Qua, come vedete, intanto sono nel mio canale chiamato Felix. Iscriviti, attiva la campanellina. Vuoi rimanere aggiornato anche sulla crescita personale su YouTube? Quindi andate a vedere anche questa playlist che ho creato: crescere su YouTube e guadagnare soldi con YouTube, soprattutto. Qua, come vedete, ragazzi, potete. Adesso vi lascio anche il link qui sotto in descrizione. Se volete aumentare gli iscritti su YouTube sempre in modo genuino, andate a vedere questo video qua chiamato Come aumentare gli iscritti su YouTube, metodo veloce 2020. Grazie a tutte le 20.000 persone che hanno visto questo video, ragazzi, l'ho pubblicato 3 mesi fa. Questo qua è già un metodo buono per aumentare gli iscritti su YouTube e per aumentare ovviamente le visualizzazioni. Oggi ne andiamo a vedere un altro, sempre tramite YouTube, ragazzi, quindi senza roba strana, senza programmi strani, senza pagare iscritti e niente. Quindi cosa basterà fare? Una volta che sei sul tuo canale personale di YouTube, ok, basterà andare in alto nella destra e andare nel YouTube Studio. Che cosa successo? Il YouTube Studio si è aggiornato adesso e ci dà molti dettagli, molte analisi sul comportamento della nostra community e sul nostro canale. Praticamente ci dice anche qual è il tempo migliore per pubblicare i nostri video. Ci dice proprio l'ora esatta per andare a pubblicare i nostri video su YouTube. Quindi basterà andare sullo YouTube Studio. Una volta, ragazzi, entrati nel vostro YouTube Studio, basterà andare a sinistra e andiamo su Analytics. Questa sezione di YouTube ci dice ovviamente le visualizzazioni che abbiamo, gli iscritti che abbiamo fatto, i guadagni che stiamo facendo e ci dice anche quando dobbiamo pubblicare un video su YouTube. Quindi cosa basterà fare? Basterà andare su pubblico. Qui ragazzi, in fondo alla pagina, come vedete, questo grafico qua, quando i tuoi spettatori sono su YouTube, questo grafico ci aiuta ad aumentare le visualizzazioni. Perché? Perché ci dice quando i nostri iscritti sono su YouTube. Più il colore diventerà scuro, più possibilità abbiamo di aumentare le visualizzazioni, perché tutta la nostra community è quasi su YouTube. Quando i tuoi spettatori sono su YouTube, sapere quando gli spettatori visitano YouTube può aiutarti a far crescere la community e programmare una premiere o una live streaming. Qui praticamente abbiamo il grafico, abbiamo da lunedì fino domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, e qui nella sinistra abbiamo l'orario. Quindi a me personalmente che cosa sta dicendo YouTube? Guarda Felix, che i tuoi utenti, la maggior parte degli utenti sono su YouTube da mezzogiorno fino ad arrivare alle 11 di sera. Quindi, come vedete, se io vado a pubblicare un video all'1, ok? YouTube cosa mi dice? Moltissimi dei tuoi spettatori sono su YouTube. Quindi, se vado a caricare un video all'1 o vado a caricare un video alle 2 o alle 3, questo qui è l'orario perfetto del lunedì per caricare i miei video. E che cosa ottengo? Vado ad ottenere ovviamente più visualizzazioni, perché gli utenti che sono iscritti al mio canale sono tutti su YouTube. E questo è solo il lunedì. Andiamo a vedere il martedì. Moltissimi dei tuoi spettatori sono su YouTube martedì all'una fino ad arrivare alle 2. Infatti io praticamente tutti i miei video li vado a caricare dalla mezza, da mezzogiorno a mezza fino ad arrivare alle 2, anche alle 3, e vado ad ottenere ovviamente più visualizzazioni. E questo grafico qua ci va proprio a aiutare e ci dice quando dobbiamo andare a caricare i nostri video su YouTube. Questo grafico qua lo avete tutti, basterà andare in Analytics, andare su pubblico e andare in questa sezione qua, e YouTube stesso con il suo algoritmo ci dice quando i tuoi spettatori sono su YouTube. Grazie a questo grafico qua andremo ad aumentare le visualizzazioni, andiamo ad aumentare le interazioni
Sony, perché gli utenti sono su YouTube, moltissimi dei nostri utenti saranno su YouTube andando a vedere il grafico e andando a vedere ovviamente la parte più scura del grafico. La parte più scura ci dice che moltissimi dei nostri utenti della nostra community sono su YouTube. Aumenteremo visualizzazioni, aumenteremo interazioni, mi piace, non mi piace, commenti, condivisioni, e ovviamente una volta che aumentano le visualizzazioni vanno ad aumentare anche gli iscritti, quindi abbiamo anche più iscritti, e grazie a questo metodo qua che ci dà proprio YouTube riusciremo ad aumentare le visualizzazioni senza andare a comprare le visualizzazioni, senza andare a comprare iscritti, tutto in modo organico, si dice. Ebbene ragazzi, per il video è tutto, avete appena visto un metodo semplice che proprio YouTube dà ai suoi creators per aumentare le visualizzazioni su YouTube e aumentare le interazioni. Se vuoi rimanere aggiornato su altri metodi, su altre strategie per aumentare i tuoi iscritti su YouTube, aumentare le visualizzazioni, iscriviti al canale, attiva la campanellina per rimanere aggiornato sui video futuri. Noi ci vediamo, ci sentiamo nel prossimo video. Ciao da Felix.